Ti timbro da quanto è importante nel nostro mestiere mettere le parole in ordine. È fondamentale perché con le parole si comunica, e con le parole però si può anche ferire. Quindi la mission e l'obiettivo della Commissione Pari Opportunità, che è composta da 15 giornaliste presenti su tutto il territorio regionale, è proprio questa: cercare di far comprendere non solo agli studenti delle scuole superiori, dove il progetto Parole in Ordine è stato portato grazie ad un protocollo siglato tra Ordine e MIUR, ma anche ai colleghi giornalisti all'interno dei corsi di formazione organizzati dall'Ordine, per far capire il potere delle parole, un potere che è ancora più forte quando viene portato sui social network, perché sappiamo che è lì che si sviluppa il cosiddetto hate speech, il linguaggio dell'odio, ed è lì che si può essere impuniti ferendo attraverso le parole le persone. L'obiettivo della nostra commissione con questo progetto è proprio quello: limitare questi episodi e far comprendere alla gente, ai ragazzi, ai giornalisti, quanto sia importante l'utilizzo corretto delle parole. Avellino in Serie D, almeno quello che la squadra di De Cesare, Taccone che ha chiesto questo danno ultramilionario alla FIGC o la riammissione in Serie B, come andrà a finire secondo te? Io mi auguro bene per l'Avellino, perché l'Avellino può ben sperare, è una piazza fondamentale per la Campania, anche per la gestione che ha avuto. Credo che quello che è avvenuto sia stato scorretto nei confronti proprio dell'Avellino. Perché accettare determinate fideiussioni e non poi tutto ciò che l'Avellino ha fatto? Quindi fa bene, secondo me, l'Avellino a ricorrere e mi auguro che da questo punto di vista possa avere delle soddisfazioni dalla giustizia.